Dura da più di un anno. In Yemen il conflitto fra le milizie Houthi e gli alleati del presidente Abd Rabbu Mansur Hadi, appoggiati dalla coalizione guidata dall'Arabia Saudita, in mezzo ai civili intrappolati nella crisi umanitaria. Euronews ha visitato il campo Darwan, a 40 km dalla capitale Sanaa, dove si sono rifugiati gli abitanti di Sada, roccaforte Houthi costantemente sotto il fuoco saudita. Amnesty International ha accusato Riyadh di crimini di guerra per il bombardamento di scuole e obiettivi civili, inclusi ospedali di Medici Senza Frontiere. Secondo l'ONU, in un anno il conflitto ha fatto più di 3.200 vittime civili. Il mio quartiere è stato bombardato, alcuni sono rimasti uccisi, altri hanno avuto la fortuna di sopravvivere. Anche uscire dalla città non è stato facile, perché per una settimana intera siamo stati bloccati dai continui bombardamenti. Gli sfollati hanno improvvisato dei muri con le pietre che sono riusciti a trovare. Mancano cibo e acqua potabile. Le condizioni di salute sono estremamente precarie in quello che più che un campo appare come una bidonville. La notte nel campo soffriamo il freddo, di giorno ci bruciamo al sole. A volte i miei figli non mangiano per 3 o 4 giorni, mancano acqua e gas, non abbiamo nulla. Molti bambini contraggono malattie per le quali non c'è la possibilità di curarli. Il coordinatore delle operazioni umanitarie dell'ONU ha definito allarmante quanto sta accadendo in Yemen. 14 milioni di persone necessitano di assistenza alimentare, 7 milioni hanno grossi problemi dal punto di vista della sicurezza. Ci sono più di 3 milioni di bambini in questo paese che non vanno a scuola. È una vita di dolore, anzi non è una vita, solo dolore. E per quanto riguarda le strutture sanitarie, l'impossibilità di importare cibo, medicinali, carburante nel paese sta rendendo impossibile per loro avere un futuro. Secondo le ultime statistiche dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il numero degli sfollati ha raggiunto la cifra di circa 2,5 milioni di persone. Gli sfollati qui stanno pagando il prezzo di guerre e conflitti politici e le prime vittime sono i bambini. E questo è solo uno delle decine di campi in tutto lo Yemen che si trovano in condizioni letteralmente disastrose.